È appena uscito un nuovo trailer di Dragon Ball Super, Super Hero, il nuovo film di Dragon Ball che uscirà il 22 aprile in Giappone e speriamo presto anche in Italia, anche se per ora non c'è un annuncio, Speriamo presto. Ragazzi, reaction ora, adesso. Si va col trailer e ci sono subito scritte in giapponesi. Goku, Piccolo, guaglio sono carico, sono le 7:30 di mattina, ma non mi ferma nessuno, dai. Sono curioso di capire cosa accadrà. C'è Gohan, pronto a caricarsi e a combattere con Gamma 1, Gamma 1 e Gamma 2, i nuovi androidi. C'è praticamente qua la zona di Piccolo. Quindi c'è proprio lo scontro con Gamma 2 di Piccolo, benissimo. Belle queste scene, mi piacciono. Va bene. Poi a tempo con la musica, quando fanno sta roba... No, è Pan, rapita forse dal Red Ribbon, attenzione. E mi sa di sì, vedete, tra Pan e probabilmente Gohan... Calmi, fermi. No, voglio, ma non riesco a parlare più. Stanno succedendo 50.000 cose. Un momento. No, allora. Facciamo finire il trailer e ne parliamo. Ragazzi, stanno succedendo cose. Un momento. Allora, questi sono probabilmente regali che vengono dati a chi andrà a vedere il film in Giappone. Ecco, ce l'hanno detto tipo presento, una roba simile, quindi si tratta di quasi regali e cose di questa tipologia. Allora ragazzi, cerchiamo di comprendere cosa è successo, perché ci sono state 2-3 scene particolari che mi hanno particolarmente triggerato. Allora, da un punto di vista però positivo, attenzione. Allora, in primis, il trailer si apre un po' con scene che abbiamo già visto. Rivediamo Gamma 1 e Gamma 2, cioè questi due nuovi androidi che sono stati introdotti col film, già ormai li abbiamo visti in vari trailer. Però ci sono delle scene particolari, quelle che mi hanno colpito sono tre, che magari vi faccio rivedere un po' alla volta mentre ne vado a parlare. La primissima è quella che riguarda Pan. Pan sembra essere stata palesemente rapita. Non so se è una cosa che era stata già anticipata in qualche intervista, in qualche trailer precedente, ma non mi sembra. Magari correggetemi, però questo spiegherebbe il motivo per cui Gohan, che ormai vuole fare lo studioso, non vuole più combattere, vuole dedicarsi a tutt'altro, è sceso in campo per combattere anche, almeno nelle scene in cui vediamo, è da solo. Non c'è nessun altro, non ci sono né Goku né Vegeta, almeno all'apparenza, Quindi non sappiamo dove questi ultimi due siano. Quindi rapimento di Pan, primissima cosa che spinge probabilmente Gohan a combattere in maniera obbligatoria. Una cosa che ho notato è che si vede per un momento, credo quello che sia Piccolo, che ha raggiunto la zona in cui c'è proprio il quartier generale, probabilmente, dello scienziato e degli androidi, e si rivede in un altro momento un personaggio simile, che quindi credo sia sempre Piccolo, che è quello che tiene Pan bloccata. Potrebbe darsi che quindi sia già Piccolo ed è un piano... si sta cercando un piano poi per liberarla, quindi forse è riuscita ad introdursi nelle fila del Red Ribbon per poi salvarla mentre Gohan distrae tutti gli altri, compresi Gamma 1 e Gamma 2, mentre si combatte. Non è detto, potrebbe essere una mia idea, però teniamola a mente. Seconda cosa che mi ha colpito particolarmente è Piccolo. C'è un momento in cui viene inquadrato in maniera ferma. Di conseguenza viene posta l'attenzione su di lui e c'è un'esplosione di energia da parte sua con un'aura, mi è sembrata un'aura dorata, una roba simile. Un attimo voglio vedere i commenti, in generale proprio delle persone, sotto al trailer. Andiamo a vedere un attimo. Ok, Wagyu. Allora, io non lo volevo dire perché voglio andarci con i piedi di piombo. Però io vedo molte persone nei commenti, sto vedendo notizie, sto vedendo robe varie in cui le persone stanno già dicendo nuova trasformazione per Piccolo. Quindi ragazzi, il nostro Junior probabilmente potrebbe mostrare finalmente un nuovo potere. Io ragazzi non lo so, andiamoci piano, non andiamo subito a conclusioni affrettate, altrimenti l'hype sale alle stelle. Poi vediamo il film e non accade. Però... sembrano esserci i presupposti, perché non ho capito cosa ha detto in giapponese in quell'istante. Magari se qualcuno di voi l'è riuscito a tradurre, scrivetemelo nei commenti. Però sembra essere effettivamente un momento pre-trasformazione, in cui lui fa un'esplosione di energia, e poi la scena che a noi viene tagliata, e quella che forse ci sarà nel film, è bam, all'improvviso questo nuovo potere, nuove trasformazioni e così via. Però vediamo ragazzi, perché non è assolutamente niente di certo. Terza cosa che mi ha colpito, sul finale
c'è una scena che io sto anche magari rivedendo in questo momento. Eccola qui, la sto vedendo ora, magari la state vedendo anche voi. C'è questa scena molto molto particolare che mi ha subito ricordato, ma proprio a primo impatto, anche se non c'entra nulla, mi ha ricordato la sfera in cui si forma, in cui riacquista energia Majin Buu. Chiaramente questa è tutta un'altra roba, è meccanica, e questo mi fa comprendere che all'interno di quella sfera credo che ci sia un nuovo androide, o in generale quello che sarà il boss finale che vedremo all'interno del film, il vero nemico da affrontare, che affronterà Gohan, verranno poi Goku, Vegeta ed altri guerrieri Z ad affrontarlo? Non lo sappiamo, non sappiamo nemmeno se ci sarà effettivamente lì all'interno questo avversario, però questo mi fa pensare che qualcosa stia sfuggendo di mano. Guardate bene la scena, sembra che ci sia il piccolo scienziato, quello lì travestito da supereroe, che è il tema un po', no, del film, che si stia mettendo le mani sulla testa, quasi a simboleggiare i mani nei capelli, perché lì qualcosa sta sfuggendo di mano, e il tutto ce lo fa comprendere palesemente la scritta Danger che passa in basso. Cioè, quindi vuol dire che lì qualcosa è andato storto, qualcosa sta sfuggendo di mano, qualcosa credo stia per uscire da quella sfera. Apriamo un discorso che io ho visto sul web. Tutti dicono potrebbe essere finalmente il ritorno di Cell, il ritorno di Cell. Non lo so, ragazzi, ma non... la vedo difficile veramente, eh? Non saprei perché comunque Cell credo che ormai, ragazzi, sia palesemente andato. Una cosa è Freezer, che era un personaggio particolarmente iconico e uno, credo, degli antagonisti degli anime più amati nella storia totale del mondo e dell'universo. Quindi, ragazzi, con Cell pure è un ottimo personaggio, bello, mi è piaciuto, ci sono delle cose che mi piacciono di più, altre cose che mi piacciono meno, dubito che possa ritornare. Poi di certo non faranno ritornare Cell quando, come sappiamo, l'abbiamo visto in Super, ci sono i piccoli Cell Junior, se non sbaglio, sull'isola che è protetta da C-17, no? Quindi magari altri Cell ci sarebbero, ma sono totalmente altrove. Però, ragazzi, vediamo, perché credo che all'interno di quella sfera possa esserci veramente un grandissimo avversario e non vedo l'ora di scoprire di chi si tratti. Potrebbe essere un personaggio totalmente nuovo, così come sono stati Gamma 1 e Gamma 2, che sono quei due, diciamo, androidi che in pratica sono vestiti da supereroi e mi incuriosiscono parecchio, perché hanno atteggiamenti, hanno mosse, hanno posizioni che non è che mi ricordano la squadra Genio, non c'entra quasi nulla, però mi risultano simpatici, mettiamola così. Quindi, ragazzi, che dire, io per questo film ho buone aspettative. Non mi faccio salire l'hype alle stelle, perché qua c'è da andare molto cauti. Rispetto al film di Broly, è stato anche detto in delle interviste, il mood di questo film, proprio l'obiettivo di questo film, è totalmente differente. Non stiamo parlando di un film in cui si parte all'inizio e alla fine con delle scazzottate incredibili. Sicuramente ci saranno perché è Dragon Ball, quindi ovvio. Però potrebbe esserci proprio un plot particolare, una cosa un po' differente dal solito. Tant'è vero che in tutti questi trailer, se notate, stiamo vedendo per lo più Gohan e Piccolo. Ci sono Goku e Vegeta, si vedono, ma un po' meno. A piccola menzione d'onore a Beerus. Beerus che, ragazzi, noi finalmente rivediamo, ma ancora di più rivediamo Broly. Si vede per un istante, c'è proprio un'inquadratura sul suo viso e mi è sembrato... voglio rivederlo però un attimo. C'è Broly pronto a caricare l'avversario, almeno sembra. Poi c'è Beerus che guarda l'avversario, che potrebbe essere Broly. E poi c'è Whis sul pianeta di Beerus, tipo ad alzare la mano a dire pronti per la battaglia. Quindi io ho quasi la percezione che stia per partire una sfida, una battaglia, un incontro tra Beerus e Broly stesso. Potrebbe essere questo un inizio di un allenamento di Broly? Potrebbe essere questo l'inizio di... o semplicemente uno scontro per testare il potere di questo Saiyan? Non so, ragazzi. Chissà se Broly si allenerà effettivamente con Goku. È una cosa, ragazzi, che in tanti stanno dicendo. E credo che poi, ragazzi, andrà a finire così, perché non ci dimentichiamo che Broly è stato introdotto finalmente in Super col film, credo per restare. Se ce lo dimentichiamo, che stiamo a fare, scusa. Quindi, ragazzi, che dire? Diciamo, per ora ho buone aspettative, non aspettative incredibili, eccezionali, assurde.
Cerchiamo di andarci con i piedi di piombo perché poi la delusione potrebbe essere dietro l'angolo. E voi sapete, ragazzi, che sono sincero con voi perché, essendo Dragon Ball, dovrei dire Maron, tutto bellissimo, incredibile, bella. Spero solo che presto venga annunciato anche in Italia il film, ma credo che di sicuro arriverà. Magari dovremo aspettare un po'. Che dire, ragazzi, grazie per essere stati con me. Presto vi aggiornerò sulle altre novità di Dragon Ball. Alla prossima, ciao!